Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide e patch e qualsiasi cosa ci venga in mente a me e al povero Slade di portarvi qua sul canale. In realtà di solito porto io sempre video, Slade è quello che nelle retrovie mi cazza per quando faccio video. Comunque, detto questo, che è una cosa che non vi interessava, ricordatevi di iscrivervi al canale. Perché è un aiuto a me, che oramai siamo quasi finalmente arrivati in monetizzazione, quindi guardate i video, iscrivetevi, attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati sui vostri titoli preferiti. Bene, oggi andiamo a parlare un po' delle novità di Godfall che ci sono state e soprattutto vi faccio vedere realmente, dopo il video della patch note, quali sono i cambiamenti reali che ci sono stati in Godfall. Prometto subito che per me è una patch ottima, quindi è una patch che ha dato una buona spinta a Godfall, riportando questo titolo da essere totalmente ignorato e con tutte le ragioni di questo mondo a essere un titolo che invece può essere finalmente portato sia in canale qua da me, sia giocato stabilmente. Questo perché la patch attuale ha reworkato, ma soprattutto ha implementato parecchia roba, ma andiamola subito a vedere. Probabilmente farò due video a riguardo, anche per farvi vedere che cosa sono e che cosa cambia. Uno è un video riguardante l'ascensione, le pietre del sogno, e l'altro invece riguardante la Tower of Trial. Adesso vi faccio vedere le pietre del sogno e quello che è la verità, cioè l'ascensione vera e propria. Quindi, noi siamo adesso nel Sanctum, quindi il Sanctum attualmente è composto. Classico, non è cambiato assolutamente niente. Quello che è cambiato è che abbiamo il ragazzone lì. Questo ragazzone è il nostro vendor. Finalmente avremo un vendor, soprattutto per chi ha la possibilità di comprare le cose, ma soprattutto chi è all'inizio di Godfall e quindi deve crearsi una build base, può venire dal nostro bellissimo vendor e giocando normalmente potrà scambiare per comprare una determinata cosa a costo di Electrum, ok, i nostri bellissimi oggettini. Ovviamente l'Electrum è la valuta di Godfall e chiaramente questa valuta può essere utilizzata per fare lo shopper, semplicemente lo shopper. Bene, una volta che noi abbiamo visto il nostro bellissimo omino vendor, possiamo andare a vedere invece che cos'è l'ascensione, che è una nuova modalità che è stata inserita in Godfall. L'ascensione, beh, è abbastanza semplice. Noi dobbiamo andare nel nostro menu personale, andare in ascensione, molto semplice, e avremo questa schermata composta da bonus e poteri. Iniziamo dai bonus. I bonus sono degli upgrade al nostro personaggio, non a un singolo Valorprate, ma vale per tutti i Valorprate, ok? Che prenderemo ogni volta che noi saliremo di un livello. Per salire di livello basterà giocare. Quindi ogni volta che noi faremo tot XP, saliremo di un livello e ci verrà dato una barra di ascensione. Ogni potere, come potete vedere, da livello 1 a livello 25, se non sbaglio, anzi no, a livello 30, avremo la possibilità di prendere, con ogni volta che saremo di livello, una barra di queste 5 all'interno del potere. Quindi noi, io in questo caso, ho preso un punto di 0,5 di probabilità di colpo critico, che fa sempre bene, posso arrivare ad avere praticamente l'1% di 2% 0,5 1 2 2,5 di probabilità di colpo critico se vorrò puntare e acquistare questo bellissimo bonus. Si acquista ovviamente facendo i livelli di ascensione come c'è scritto qua, quindi ogni livello noi avremo un punto ascensione da spendere. Questi poteri ricordatevi che non sono cambiabili, quindi quando voi comprerete un potere, quel potere vi rimarrà. Non potrete andarla a cambiare. D'altro canto, invece, i poteri, quindi la schermata di destra, potremo scambiarli, ok? Potremo scambiarli tutte le volte che noi vorremmo. Questi poteri sono uno ogni 25 livelli, quindi avremo la possibilità di sceglierne uno ogni 25 livelli e basterà semplicemente acquistare quello che ci interessa, ma poi poterlo scambiare semplicemente con quello di destra o di sinistra, in base alle vostre scelte. Questa è la prima vera novità che
influisce tantissimo sulle build dei nostri Valor Plate. Build che finalmente possono essere fatte in maniera decente. Questo perché, altra cosa inserita in questo bellissimo upgrade, sono state le statistiche dettagliate. Prima noi non avevamo le statistiche, letteralmente noi non avevamo le statistiche, quindi non potevamo ad andare ad approfondire le nostre build, ma soprattutto dovevamo calcolarci tutt'amente quello che andava a creare il nostro Valor Plate, quello che potevamo fare con il nostro Valor Plate. Ma cosa cambia realmente? Beh, cambia che noi possiamo vedere finalmente il cap massimo di quello che abbiamo all'interno delle nostre build. Per esempio, abbiamo già scoperto nel nostro girovagare in queste cose che la capacità di resistenza, quindi resistenza fisica, fuoco, eccetera, eccetera, ha un cap del 50%. Quindi non potremo avere più del 50% della nostra resistenza. Qualsiasi cosa noi vogliamo. Quindi i tank potranno avere il 50% di resistenza a tutto, ma non potranno essere immuni, ovviamente, al danno. Ovviamente se ci saranno altre statistiche con del cap ve le verrò a dire, probabilmente le scriverò e farò un video apposito, ma anche questa è una novità di non poco conto. E già queste tre novità fanno cambiare totalmente il gioco. Ma la cosa che più ci interessa in realtà in questa patch sono le pietre del sogno e le Tower of Trial. Pietre del sogno che sono cambiate totalmente e Tower of Trial che è stata reworkata anche quella totalmente e che sfortunatamente per me vi dovrò portare in un video a parte perché c'è un sacco di cose da dire e soprattutto c'è un sacco di cose da fare perché nelle pietre del sogno si possono andare a reperire le armi e gli oggetti che ci interessano mentre prima era tutto casuale facendo determinate cose, mentre nella Tower of Trial è cambiato proprio tutto lo stile della Tower of Trial e potremo droppare molta più roba e soprattutto potremo droppare le robe primordiali, quindi gli oggetti primordiali, che sono oggetti terribilmente più potenti di quelli che noi abbiamo avuto fino ad ora. Questo vuol dire che tutte le nostre build attuali non servono praticamente a niente. Quindi attualmente mi fermo qua con questo video, è un video corto, giusto per farvi vedere le novità iniziali. Noi ci rivediamo con il prossimo video parlando delle pietre del sogno. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.